Buongiorno a tutti, mi chiamo Gianluca Rossi e sono il presidente del Club Farfalle a Roma. Per arrivare a questo punto utilizzerò la metafora delle farfalle. Come ben sappiamo, gli insetti nascono da un uovo che è un'idea, che è nata nel corso di due mostre di farfalle tropicali a Roma, nel 2009 e 2011. E è nata un gruppo di persone che hanno coltivato il sogno di realizzare la casa delle farfalle a Roma. Nasce il gruppo, questo sogno comincia ad alimentarsi. Come succede nei bruti, nella maggior parte dei bruti, cambia pelle e spesso e volentieri cambia colore e cambia anche forma. La seconda forma è stata l'arrivo della Locanda dei Massimi, che è un ristorante che sta dentro la Locanda dei Massimi, sotto Corviale, dopo l'angolo con Corviale, con la Magliana lì, e nasce la proposta di creare un giardino per le farfalle, italiane invece di fare una serra tropicale con le farfalle tropicali, creare un giardino per le farfalle. Questo giardino delle farfalle ha avuto un bel successo, è stato interessato diverse persone, ha fatto avvicinare diverse persone e come il gruppo cambia pelle per la seconda volta e ricambia forma e ricambia colore, è cominciata a nascere l'idea di realizzare una serie di cose di giardini delle farfalle in giro per Roma per cercare di riportare la biodiversità. Noi ci occupiamo di farfalle, poi ci sarà chi si occupa di api, chi si occupa di lucciole, chi si occupa degli insettivori che fanno parte della biodiversità cittadina. Da tutto questo nasce, si arriva alla crisalide che comincia a formulare una forma diversa, la parte adulta della farfalla e per noi del progetto, e nasce il programma Farfalle in Giardino, che sarà l'intervento introduttivo tenuto da Michele Cussi, che è il segretario del club. Un progetto come quello di riportare la biodiversità in questa città richiede svariati argomenti, il primo dei quali è far tornare la flora spontanea, la flora autoctona, e questo sarà un argomento che ci chiarirà molto bene la grande Betty Viotto. Raccontandoci come le farfalle atterrano bene sulle erbe spontanee, proprio. Il terzo intervento sarà un argomento che riguarda molto, molto, molto ancora di più la flora, sia le erbe che l'entomofauna e la biodiversità nostra, che sono i pesticidi e gli insetticidi, soprattutto l'utilizzo di questi in ambiente urbano. E vedere anche se ci sono alternative naturali. Questo sarà il dottor Iacomini, sempre di ISPRA, a trattarlo. Avremo poi un intervento video di Carlo Infante di Urban Experience, in cui parlerà di un'alleanza, la sua e la URBI, l'alleanza tra api e cittadinanza attiva. Però ha detto perché non allearci anche con le farfalle, giustamente, visto che farfalle, ma vorrei dire anche le lucciole, per non parlare poi di uccelli insettivori, per non parlare di tutto quello che è la vera biodiversità che a Roma purtroppo è, se non scomparsa, sicuramente diminuita di molto. Dopo questo intervento passiamo alla parte didattica, perché la parte didattica anche è fondamentale, cioè istruire sia i bambini che gli adulti, che sono stati bambini ma hanno perso quella parte, la loro parte di bambini. Per cui parleremo del progetto pilota Locanda dei Massimi. Il giardino delle farfalle di Locanda dei Massimi si sta trasformando in un centro didattico permanente, strutturato in un modo che vedrete dopo insieme all'architetto Cosenza e all'entomologo Morgante, che spiegheranno il progetto pilota. E avremo poi l'intervento della dottoressa Loretti Roma Natura, che è proprio esperta di didattica per le aree verdi, quindi ci darà il suo contributo per questa cosa, per questo argomento. Chiuderemo questa giornata con un dibattito tavola rotonda, alcuni argomenti, alcuni interventi
sul regolamento comunale del verde pubblico, che è un altro argomento fondamentale. E questo verrà moderato da Aurelio Valentini, agronomo consigliere del collegio degli agrotecnici, e vedrà anche gli interventi della dottoressa Rossi Doria e della dottoressa Mancinelli Scotti. Dovrebbe arrivare comunque, no? Quindi. Il senso di questo convegno è quello di cominciare a creare un po' di sensibilità e di unione tra le persone che si occupano di questi argomenti. Cioè, noi siamo partiti con le farfalle. Il discorso farfalle ha cominciato a interessare molte altre persone. Abbiamo incontrato le api, vogliamo incontrare chi è appassionato di flora spontanea, vogliamo incontrare gli appassionati di alberi per vedere, perché il discorso alberature a Roma è anche un discorso tutto da affrontare che lasciamo perdere qui. Proprio non è. E trovare il modo insieme di creare, vogliamo dire, un'alleanza per la natura, per far ritornare proprio la biodiversità a Roma. La nostra giunta sta portando avanti un sogno che ha 40 anni, che è il Parco dei Corpi Imperiali. Immaginiamolo gestito in senso come lo intendiamo noi, dal punto di vista della vegetazione, da questi punti di vista. Immaginiamo i cori imperiali di giorno con le farfalle e di notte con le lucciole. Io ho concluso e chiamo Michele Bussi che ci viene a presentare il progetto per farlo in giardino.